Filen è un formulato fogliare ad azione nutrizionale e antistress, frutto della ricerca e sviluppo Biolchim condotta nell'ambito del progetto WIN. Il prodotto è stato pensato, studiato e testato per favorire lo sviluppo vegetativo delle colture anche in presenza di condizioni ambientali avverse, come quelle che si verificano molto frequentemente a causa dei cambiamenti climatici. La sua azione è dovuta all'effetto combinato di glicinbetaina e componenti nutrizionali, in particolare azoto, magnesio e zolfo, che insieme stimolano il metabolismo primario della pianta e concorrono alla biosintesi di sostanze energetiche indispensabili per favorire il superamento degli stress. Filen può essere utilizzato su tutte le colture e le fasi fenologiche che richiedono un apporto di azoto prontamente disponibile, in particolare cereali, olivo, leguminose, ortaggiafoglia e agrumi, per stimolare lo sviluppo vegetativo e migliorare la qualità e la quantità delle produzioni. Filen è particolarmente indicato per le colture come possono essere i cereali e che al tempo stesso hanno un elevato fabbisogno di azoto. E sul frumento sono previste due applicazioni, la prima applicazione nella fase di accestimento inizio allevata, la seconda applicazione nella fase di spigatura. Il primo intervento viene fatto comunemente insieme al diserbo e ci permette di apportare quantitativo elevato di azoto in una fase delicata che è quale l'accestimento. Questo in più aiuta la pianta, grazie alla presenza di glicinbetaina, a superare e a non avere dei blocchi dei vegetativi dovuto anche ai stress ambientali, perché comunque ci troviamo in primavera, quindi ci sono dei forti sbalzi termici. Eventualmente nei casi in cui la coltura si presenta in forte stress o anche nelle primavere molto siccitose e quindi non riesce ad assorbire l'azoto dato a via radicale, grazie alla qualità delle materie prime cui è fatto il prodotto noi possiamo alzare il dosaggio per poter così dare più unità azotate senza incorrere in alcun rischio di fare dell'affitto. La seconda applicazione viene fatto in spigatura. In questa applicazione ci serve per andare a migliorare la qualità della granella finita. Infatti, grazie alla sua formulazione con un lento rilascio, permette alla pianta una completa maturazione fino alla fine. Avremo così un prodotto, una granella con un maggior peso specifico, un maggior contenuto di proteine e quindi sia in termini di qualità sia in termini di quantità un beneficio economico. Per quanto riguarda la coltura del mais, vengono sempre fatti due interventi, il primo nella fase di sviluppo vegetativo e il secondo nella seconda parte insieme al trattamento della piralide. Il primo intervento viene anche fatto insieme al diserbo e ci aiuta questa applicazione a dare uno sviluppo costante e continuo alla coltura in essere. Particolarmente indicato per le semine precoci che sono più soggette ai ritorni di freddo, grazie al contenuto di glicinbetaina fa sì che la coltura subisca meno lo stress e quindi non abbia degli arresti di sviluppo vegetativo. La seconda applicazione avviene insieme al trattamento della piralide e questo ci aiuta ad apportare alla coltura le ultime unità di azoto che sono necessarie per la buona formazione delle cariossidi e quindi per aumentare la resa in ettaro di produzione.